Io ho sempre avuto degli obiettivi artistici, mentre quando fai cose così grosse devi avere un pochettino di obiettivi economici. Io gli obiettivi economici sono sempre venuti dopo. Io ho sempre cercato obiettivi artistici e secondo me quando fai una cosa bene e bella, poi arrivano anche arriva il rendiconto economico. Però è un percorso molto rischioso quello di avere gli obiettivi artistici. È veramente come giocare in borsa, cioè devi avere il talento di scoprire talenti. Quindi quando è arrivato un grosso gruppo è chiaro che non se la sentiva di adottare la mia politica, cioè di perseguire obiettivi artistici, ma solo quelli economici. E per questi obiettivi io ero un po' scomodo, insomma, è un pochettino scomodo. Però va bene, io però sono fatto così. E sapevo che perché il mio progetto DJ continuasse a vivere, cioè aveva sicuramente bisogno di molto denaro e di spalle un po' più forti delle mie. Quindi ero lì di fronte a un bivio. O te la tieni, però è destinata a morire, cioè invece che a ingrandirsi, a rimpicciolirsi, oppure così diventi socio di un grosso gruppo con il rischio di perderla, però ci sarà per sempre, per tutta la vita. Ho scelto questa seconda opzione. Applauso all'espresso.